Cari amici, benvenuti all'Opera del Lunedì. Ho pensato di parlarvi di un insieme, più che di un'opera sigla, ma in realtà anche di un'opera sigla, che è attualmente sotto l'attenzione di numerosi studiosi, conservatori d'arte e così via. Mi riferisco a un grande progetto che è stato varato di recente e che riguarda un sito romano di notevole interesse storico, il cosiddetto Foro Italico, che nacque però con la denominazione di Foro Mussolini. Probabilmente molti di voi saranno a conoscenza per grandi linee di che cosa è questa opera, questo insieme di opere per la verità, che reca oltre a tutto un nome che più classico non si potrebbe, Foro. Il foro è la piazza degli antichi romani, quindi quando alcuni grandi architetti, primo fra tutti Enrico del Debbio, architetto all'epoca, diciamo così, nell'era fascista, celebratissimo e peraltro sempre celebrato, un professionista, un artista di primissimo piano che si è guadagnato un posto rimarchevole nella storia dell'architettura italiana attraverso questa sorta di mediazione che lui ha condotto, e non solo lui, tra appunto lo stile classico che naturalmente il regime voleva celebrare per ricollegarsi all'antica Roma, ma anche invece lo stile moderno, il razionalismo moderno che proveniva non dall'Italia, ma che alcuni grandi architetti come Del Debbio assimilarono magistralmente. È una lezione di storia dell'architettura che ancora oggi è molto valida. A cosa ci riferiamo? Quali sono gli avvenimenti di cui voglio brevemente parlarvi? Ecco, voi sapete certamente che nel 1932 il Foro Mussolini venne inaugurato. Un evento anche estremamente spettacolare fu quello del posizionamento di un colossale monolite, è vero, che era stato cavato anni prima a Carrara, che è la zona, come tutti sanno, le grandi cave di marmo, da sempre sono lì. Michelangelo Buonarroti, per dire un nome celebratissimo, qualche secolo prima di Del Debbio, andava a Carrara a cavare i marmi per le sue sculture, data la qualità eccelsa, suprema di questo tipo di marmo. Ebbene, nel 1932 il monolite fu installato, è stato modellato secondo l'immagine di una stele, che osservandola bene dà l'immagine del fascio littorio, simbolo supremo desunto dall'antichità romana, simbolo supremo della immagine fascista. In realtà il tipo di modellazione cui il monolite fu sottoposto non è affatto una modellazione di tipo, come potremmo dire, classicheggiante e naturalistico, ma in realtà si ispira a uno dei principi artistici che furono più influenti sull'immaginario artistico dell'era fascista, e cioè il futurismo. In realtà, se noi ci avviciniamo a questa stele, lì per lì sì, leggiamo naturalmente la scritta, celebre ormai nella storia, Mussolini Dux, Dux naturalmente, il duce, la qualifica suprema conseguita da Mussolini. Ma non ci rendiamo ben conto che quel monolite, apparentemente appunto una immagine schematica, è in realtà l'immagine del fascio stilizzata, come dissezionata nei suoi elementi essenziali. Girandomi intorno ci rendiamo conto che non è una superficie piana, ma è sottilmente articolata in modo da ricostruire nel nostro occhio l'immagine classica e solenne, indubbiamente, del fascio littorio. È interessante questo fatto perché il futurismo, che aveva alla sua base il principio, che era nato molto tempo prima,
vi sto parlando di un evento avvenuto nel 1932, ma il futurismo era nato ben prima. Il primo, voi sapete, il primissimo segnale della nascita di questo movimento estroso e rivoluzionario in arte risale al 1909, quando su Le Figaro, il famoso giornale francese, un italiano, che però viveva fondamentalmente e operava a Parigi, pubblicò un editoriale, come si diceva, un articolo in prima pagina, dove proclamava l'avvento di una svolta, di una nuova era dell'arte, della cultura, e scriveva cose anche divertenti, apparentemente deliranti, come basta, è finita l'epoca del romanticismo, tutte le cose del passato non sono più antiche, sono vecchie. Sostituiamo al concetto di antico, che è venerato, quello di vecchio, che invece è disprezzato. È infinitamente più bella, annotava Marinetti, Filippo Tommaso Marinetti, è infinitamente più bella un'automobile che sfreccia rombando per la strada di una scultura classica come la Venere di Samotracia. Fu una famosa boutade detta dal grande Marinetti, che è rimasta storica, come a voler significare ciò che è bello è la modernità in sé. Considerate, cari amici, che nel 1909, insomma, l'automobile era un qualcosa di estremamente moderno. Quel tipo di approccio alla realtà transita direttamente nelle menti dei grandi architetti, pittori, scultori, che poi negli anni 30 lavorano per il regime, come per esempio nel caso della stele mussoliniana. E alla base del concetto futurista c'è la sfida, cioè l'opera d'arte deve essere il prodotto di un immenso sforzo, di una fatica anche fisica poderosa, di un afflato interiore in cui l'essere umano è portato a compiere grandi imprese quasi sfidando le difficoltà della materia. E infatti tutti sapevano, quando andarono a vedere la stele, l'obelisco, che quell'obelisco era stato cavato, poi trasportato e attraverso un viaggio lunghissimo da Carrara fino era arrivato sul Tevere, perché praticamente il foro italico, il foro Mussolini, poi italico, si affaccia sul Tevere. È una delle grandi piazze concepite dal regime, che sono collocate tra il fiume e il monte, che è proprio la quintessenza del concetto delle origini di Roma. Il fiume è il Tevere, il monte è il Monte Mario, che infatti si staglia subito dietro. E se andiamo a rivedere le fotografie di questa impresa clamorosa in cui il monolite transitava prima per le strade, poi sul fiume, e intorno ad ali di folla plaudente, come si usava dire in quel tempo, ci rendiamo conto della volontà di conferire a quell'opera d'arte, montata tra l'altro da un ingegnere di grandissima qualità tecnica, Costantino Costantini si chiamava, oggi un po' dimenticato, ma un tecnico straordinario, riuscì a collocare questo oggetto, diciamo, di terrificante impegno tecnico. Pensate, il monolite pesa 380 tonnellate, non è proprio uno scherzetto, vero? E immaginiamo anche le tecnologie del tempo, forse non di pari. Ma la cosa bellissima, diciamo effettivamente un po' futuristica, è che quel viaggio di un miracolo dell'arte che viene accompagnato dal popolo che poi vedrà l'opera montata, rievocava nelle menti del popolo, della gente del 1932, un evento che si era verificato con modalità analoghe appena 10 anni prima, nel 1921, quando, volendo riconsacrare il monumento a Vittorio Emanuele II a Roma, il celebre vittoriano, si decise di collocare nel monumento la salma di un soldato sconosciuto,
rendere omaggio a tutti i nostri combattenti, un atto di retorica suprema. E chi conosce la storia sa come andò: vennero portate alcune madri che avevano perso i figli di fronte a delle salme di soldati non identificati, e una di queste madri ne scelse una, come se fosse il figlio, che in verità senza sapere chi fosse. Quella salma fu consacrata nella storia, fu caricata su un treno, perché veniva da molto lontano, e portata a Roma attraverso un viaggio sacrale, che è documentato da innumerevoli fotografie, in cui il popolo consacrava l'arrivo di chi? Di uno sconosciuto. Quindi il ribaltamento, per così dire, della gloria legata sempre a un nome, a qualcuno, a chi è diventato qualcuno. Quello invece era nessuno. Nella mente delle persone del tempo, il paragone tra il viaggio della salma del Milite Ignoto e quello del monolite da Carrara fu come sovrapposto in un simbolismo che certo oggi può farci sorridere, non di meno, non deve essere considerato di scarso valore quale afflato popolare, a prescindere dalla singola ideologia, una lezione che coloro i quali predicano la cancel culture farebbero bene a tenere presente.